questa presentazione porta un caso con un esempio concreto, un caso concreto dell'utilizzo di un modello di previsione delle infezioni da parte di Plasmopara viticola, l'agente della peronospora della vite. Questo lavoro è stato iniziato dalla professoressa Anna Maria Bercesi, purtroppo scomparsa recentemente. Scusate. E perciò io che ho lavorato con lei per lungo tempo lo presenterò e condivido questa presentazione con il servizio fitosanitario della Regione Lombardia nelle persone di Beniamino Cavagna e Mariangela Ciampitti che hanno seguito la sperimentazione lungo tutto il percorso. Come voi sapete la peronospora della vite è una malattia che può causare notevoli danni, però questi danni dipendono dalle condizioni climatiche che si verificano nell'annata in corso. Tutti vi ricordate e avrete ben presente l'esempio dell'annata del 2014, quando le temperature molto miti che si sono verificate nel periodo estivo, in aggiunta alle numerose piogge, hanno portato a gravi epidemie di peronospora. Come sapete, Plasmopara viticola produce un danno a carico delle foglie con le famose macchie d'olio, che provoca poi una defogliazione precoce della pianta. E in questa fotografia ho voluto mostrarvi un testimone non trattato di una prova che avevamo in corso quest'anno, in cui potete vedere quanto le foglie fossero interessate dalla malattia e addirittura come forse l'entità della defogliazione, questo nel periodo di luglio. All'inizio di luglio avevamo pochissima malattia, questo è l'esempio di Casarza e della Delizia, e entro 15 giorni siamo riusciti ad ottenere un'epidemia devastante di Plasmopara viticola. Questi sono i danni che il patogeno può causare su grappolo, portando proprio delle perdite quantitative che possono anche essere consistenti. Tutto questo ovviamente se il patogeno non viene adeguatamente contenuto. Il contenimento delle epidemie di Plasmopara viticola sapete che viene abitualmente effettuato utilizzando fungicidi antiperonosporici. Ovviamente l'evoluzione della norma per salvaguardare la salute umana e anche per preservare l'ambiente vuole una riduzione del numero di prodotti fitosanitari che vengono applicati. Fortunatamente sappiamo che Plasmopara viticola è pericolosa solamente in certe condizioni ambientali. Climatiche. Quindi l'andamento meteorologico che si verifica durante l'annata può aiutarci a modulare l'utilizzo dei fungicidi, perché sappiamo benissimo che ci sono dei momenti e delle annate a basso rischio e dei momenti e delle annate invece a maggiore rischio. E quindi possiamo modulare l'utilizzo degli antiperonosporici, ma come? I modelli previsionali di simulazione dell'andamento epidemico possono aiutarci in questo. Perché ci possono consentire di razionalizzare le strategie di intervento valutando il rischio di infezione concretamente in funzione dell'andamento meteo. In tal modo si possono evitare laddove possibile gli interventi non necessari, quindi stagioni in cui le temperature sono elevate e non si verificano piogge possono essere evitati i trattamenti e possono anche portare a una riduzione dei costi di gestione, che quindi è un secondo vantaggio che possiamo avere, oltre ovviamente ad aiutarci a salvaguardare la salute umana e l'ambiente. Il modello EP è un modello non giovane, è un modello ormai vecchio. È nato nel 1980 da un'idea di Serge Strizek, che si è proposto di modellizzare l'andamento epidemico utilizzando un modello matematico che si chiama Black Box. Lui si è proposto di valutare l'output del modello, che sarebbe l'andamento epidemico della peronospora, in funzione dell'input del box, che sarebbe l'andamento meteorologico, perché sappiamo che l'andamento meteorologico condiziona il sistema clima patogeno ambiente. Questo modello non è rimasto uguale a se stesso nel corso degli anni, fino al momento attuale, ma è stato calibrato nel corso degli anni e si è, diciamo, rafforzato con le conoscenze che sono state acquisite nel corso del tempo, proprio grazie a una sperimentazione che è continua. È iniziata nel 1980, quando Strizek ha utilizzato i dati epidemici a partire dal 1900 per creare il modello, e da allora si è continuamente rafforzato, soprattutto nella zona di Bordeaux e comunque in tutta la Francia, arricchendosi del monitoraggio dell'andamento epidemico nelle varie regioni, e anche in Italia è stato validato. Questo ha portato poi al modello che è attualmente in uso, che si chiama Potential System. Il modello si avvale di due software, il software Blue Sky per la gestione dei dati meteorologici, che sono temperature e umidità relative minime e massime giornaliere, e le precipitazioni.
Questi dati vengono elaborati dal software Blue Sky e poi pescati dal software Potential System, che invece calcola degli indici, numerosi indici, che ci possono aiutare a comprendere in che fase siamo della potenzialità infettiva del patogeno. Gli indici sono numerosi, vanno dall'indice P, che è quello che viene più utilizzato, alla disponibilità di inoculo dalle oospore, le contaminazioni che sono avvenute in campo e anche la potenza dell'evento contaminante legato alle precipitazioni. Tutti questi indici ovviamente da soli non ci danno un'indicazione, tratta o non tratta. Questi indici vanno interpretati e l'interpretazione va fatta dall'essere umano. E va fatta in funzione sia della fase fenologica della vite, quindi bisogna comunque avere la conoscenza del proprio vigneto, in funzione delle previsioni meteorologiche, si può anche simulare il modello utilizzando i dati meteorologici, posto che questi siano affidabili, cosa che non è purtroppo sempre vera, e va comunque condiviso, cioè l'interpretazione del modello non la facciamo da soli, ma la condividiamo con i tecnici, con le persone che sono formate, conoscono il territorio, conoscono il problema, e ci possono aiutare a decidere sull'esecuzione del trattamento, sulla necessità dell'esecuzione del trattamento. EP è un modello euristico che si basa sulla conoscenza, si basa sulla sperimentazione, quindi i dati che noi otteniamo dalla sperimentazione sono importantissimi perché il modello possa funzionare. Secondo il modello è impossibile che noi riusciamo a scorporare tutto il processo in diversi pezzi che possono essere regolati da diverse regole. Il modello si ripromette di utilizzare il sistema clima patogeno pianta tutto nella sua interezza. E infatti il modello quantifica solo lo stato energetico e la potenzialità infettiva che possono essere acquisiti dal patogeno e che condizionano i cambiamenti dello stato del patogeno non solamente nel periodo, nell'annata vegetativa in corso, ma a partire addirittura dalla formazione delle oospore. Infatti, il modello considera le condizioni climatiche che si sono verificate sia a partire dalla stagione invernale, perché queste condizionano la successiva germinazione delle oospore in primavera. Sapete che le oospore daranno origine all'inoculo per le infezioni primarie e quindi il modello non parte solamente nella stagione vegetativa, ma considera tutto il pregresso, perché vuole considerare proprio il patogeno nella sua interezza. L'indice più utilizzato per l'interpretazione di EP è proprio l'indice P, Etat Potential d'Infection, che vuol dire stato potenziale di infezione. Se l'indice è positivo, su valori positivi, sappiamo che il rischio di infezione è elevato. Il modello, come vi dicevo, parte dalle oospore, quindi dall'annata precedente a quella in corso. Quindi fin dal mese di settembre calcola se le condizioni che si verificano in campo, quindi le piogge le precipitazioni e le temperature in particolare, sono positive, quindi se sono favorevoli al patogeno o se sono sfavorevoli. Quando inizia la stagione l'indice P può iniziare a oscillare, se negativo ci indica che c'è un basso rischio di infezione, se positivo indica un elevato rischio di infezione, quindi la necessità di un trattamento. La sperimentazione in Lombardia è iniziata nel 2006 ed è stata finanziata con vari progetti dalla Regione Lombardia. Sul piano sperimentale quello che abbiamo fatto è stato studiare la dinamica di germinazione delle oospore per ottenere un dato biologico reale che ci dicesse la disponibilità di inoculo e la velocità di germinazione delle oospore, quindi disponibilità dell'inoculo per le infezioni primarie, in vigneto. Quindi abbiamo effettuato studi sulla dinamica di germinazione delle oospore e poi abbiamo effettuato simulazioni con il modello. E abbiamo confrontato quindi le segnalazioni fornite dal modello con l'andamento epidemico reale verificato in campo. Infatti in campo, ad avvenuta suscettibilità della vite, sono iniziati i rilievi della malattia in campo ogni settimana su tre filari non trattati lunghi almeno 50 metri. Inoltre sono state anche date indicazioni alle aziende per l'esecuzione dei trattamenti in apposite parcelle chiamate parcelle EPI, le quali sono state poi sottoposte alla chiusura del grappolo, sono state sottoposte a rilievi della malattia e sono state confrontati quindi gli andamenti epidemici, i livelli di epidemia raggiunti sulla tesi EP e anche rispetto a quelli ottenuti sulla tesi aziendale e ovviamente con il testimone non trattato dell'azienda.
In totale sono stati monitorati 23 vigneti a partire dal 2006. Sono stati monitorati vigneti in posizioni diverse. Siamo partiti dalla Franciacorta al Mantovano fino all'Oltrepò con situazioni diverse, e la Valtellina con situazioni diverse, che andavano dall'alta collina al fondo valle. La simulazione del modello è stata quindi verificata in vigneto, e a partire dal 2008 sono state anche allestite delle parcelle EP proprio per testare la capacità del modello di darci delle indicazioni utili per l'esecuzione dei trattamenti. Il monitoraggio a parte alcune eccezioni, è durato più di 2 anni, e addirittura in 2 vigneti, siti a Santa Maria della Versa e Torrazza Costa in Oltrepò Pavese, abbiamo avuto un monitoraggio lungo 10 anni, che ci ha permesso di arricchire moltissimo la conoscenza anche a livello di epidemie di plasmopara viticola. A livello operativo, l'Università degli Studi di Milano ha raccolto la necessità e la richiesta del servizio da parte del servizio fitosanitario, al quale ha restituito in cambio le informazioni relative sia agli andamenti epidemici che poi comunque tutto l'andamento della peronospora in campo, che sono state utilizzate anche per la formulazione di bollettini di rischio dell'epidemia, grazie alla simulazione fornita da EP, dai risultati della simulazione di EP. I tecnici presenti sul campo hanno contribuito non solo con la scelta delle aziende più idonee per la sperimentazione, ma settimanalmente hanno provveduto all'invio dei dati meteorologici, hanno partecipato ai rilievi della malattia in campo e hanno partecipato alla stesura del bollettino, che poi è stato divulgato tramite l'ERSAF. Le aziende hanno contribuito con l'esecuzione dei trattamenti e hanno ricevuto in cambio le informazioni sull'andamento epidemico della malattia nel loro campo, e questo è stato molto interessante, credo, per gli agricoltori, da quello che ci hanno restituito, perché comunque la conoscenza di quello che potrebbe succedere nel loro vigneto è sempre una cosa che aiuta poi dopo anche nel futuro per la difesa. Questo è un esempio di bollettino che è messo da Coprovi in Oltrepò con il patrocinio dell'ERSAF e della provincia di Pavia. Come potete vedere, il rischio di infezioni è evidenziato da una riga in rosso, e il rischio di infezioni è segnalato da un semaforo, che è rosso se il rischio di infezione è elevato e quindi è necessario trattare, arancione se nei casi un po' più dubbi, in cui comunque c'è un rischio ma non elevato come nel caso del rischio del semaforo rosso, e verde quando invece l'andamento non c'è rischio di infezione e quindi si può evitare di trattare. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto in 85 simulazioni totali. Abbiamo avuto nel 75% dei casi da parte del modello una stima corretta del rischio di infezione, che poi si è effettivamente verificato in campo. Nel 19% dei casi abbiamo avuto una sovrastima, quindi il modello ha segnalato un rischio di malattia che era leggermente superiore o superiore comunque a quello che poi si è verificato con il monitoraggio dell'andamento in campo. E nel 6% dei casi si è avuta una sottostima, ovvero il modello non ha segnalato un rischio che poi effettivamente noi invece abbiamo verificato in campo. In questi grafici ho voluto farvi vedere come abbiamo valutato la simulazione dell'andamento epidemico corretta o la sottostima. Potete vedere con la linea rossa l'indice EP, che quando positivo ci indica l'elevato rischio di infezione, quando negativo basso rischio. Come potete vedere, a Santa Maria della Versa quest'anno nel 2015 abbiamo avuto una corretta simulazione, perché anche se qua non potete vederlo, comunque la malattia è iniziata a incrementare proprio a fine maggio, come correttamente segnalatoci dal modello. Un caso di sottostima invece quest'anno si è verificato a Torrazza Coste, nel senso che l'indice EP è rimasto negativo per lungo tempo ed è risultato positivo, segnalando alto rischio, elevato rischio, solamente alla fine di giugno, quando la malattia era già elevata in campo. Va sottolineato il fatto che l'indice EP, quando si guarda l'indice P, non bisogna controllare solamente se è positivo o negativo, perché l'indice P varia e le sue oscillazioni danno delle indicazioni. Effettivamente, noi abbiamo effettuato 2 trattamenti comunque nei momenti in cui EP vedevamo che stava aumentando, e questo ci ha aiutato comunque anche in un caso di sottostima a mantenere un'adeguata protezione della coltura.
Questo è il numero, in questa slide vi ho riportato il numero di trattamenti quindi effettuati nelle due, nei due vigneti che vi ho appena riportato. Come potete vedere, a Santa Maria della Versa in alto abbiamo effettuato 4 trattamenti, mentre a Torrazza Costa abbiamo effettuato 2 trattamenti proprio in corrispondenza di quelle che erano le oscillazioni del modello EP verso l'alto. In questo caso voi non la vedete l'oscillazione di EP perché comunque l'avevamo fatta con le previsioni meteorologiche, quindi si vedeva molto di più la differenza. Quello che abbiamo ottenuto nell'ambito di tutta la sperimentazione, quindi in 39 casi di parcelle EP, è un numero variabile di trattamenti nella tesi EP rispetto alla tesi aziendale. Come potete vedere, il numero di trattamenti di EP è variato tra 0 e 6, mentre quello aziendale è tra 4 e 12. Quindi c'è stato un risparmio comunque sostanziale del numero di trattamenti, ma non in tutte le annate, perché nelle annate ad elevato rischio in vigneti particolari è successo di avere il numero di trattamenti identico nella tesi aziendale e nella tesi EP, proprio perché l'elevato rischio epidemico imponeva l'esecuzione dei trattamenti. In altri casi invece abbiamo avuto un risparmio eclatante di trattamenti, come per esempio nel caso in cui nessun trattamento è stato effettuato nella tesi EP, mentre sono stati effettuati almeno 4 trattamenti nella tesi aziendale. Tutto ciò comunque a fronte di una efficace protezione della coltura, perché il rilievo della malattia in campo effettuato alla chiusura del grappolo ci ha fatto vedere come sia la tesi EP che la tesi aziendale abbiano protetto efficacemente la coltura rispetto alla testimone non trattato, dove i livelli di malattia sono stati anche variabili, ma comunque spesso molto elevati, sia su foglia rappresentata in verde che su grappolo rappresentato in viola. Quindi abbiamo ottenuto un'efficace protezione della coltura con un generale risparmio di trattamenti e abbiamo anche avuto una riduzione dei costi della difesa antiperonosporica. Sono stati fatti dei conti nell'ambito di un progetto Misura 124 nell'anno 2012 e 2013 che ci permettono di vedere come la difesa aziendale, i costi della difesa aziendale riportati per ettaro e i costi della difesa EP determinino un risparmio nella tesi EP grazie alla strategia EP che può oscillare tra il 18% e casi eclatanti come l'87%. In generale, in queste due annate si può vedere come il risparmio sia stato del 50%. In conclusione, EP, la simulazione del modello, si è rivelato un modello valido per la simulazione dell'andamento epidemico in areali molto diversi, appunto, perché andiamo dalla Franciacorta alla Valtellina. Ci ha consentito di ridurre il numero di trattamenti rispettando appunto salute umana e ambiente e ottenendo anche un risparmio economico. Inoltre, il vantaggio di EP, dovendo essere interpretato e coinvolgendo numerose persone, è quello di creare una rete di condivisione della conoscenza che ci aiuta ad andare oltre al limite della app da sola, cioè trovarmi io da solo con il cellulare a dover interpretare un numerino e decidere se devo trattare. In realtà con il modello EP, dovendolo sempre validare, quindi avendo sempre bisogno di testimoni non trattati in campo, avendo sempre bisogno dell'aiuto dei tecnici, consente di creare questa rete che poi aumenta la conoscenza di tutti e quindi rafforza anche le conoscenze proprio sul nostro vigneto. Però ha ovviamente dei punti critici EP. E l'interpretazione è proprio un punto critico, perché bisogna interpretarlo in maniera corretta. E questo si fa solamente con una corretta formazione e con molta esperienza e con molta condivisione. Inoltre EP è rischioso, perché come vi ho fatto vedere ci sono state delle annate in cui in un vigneto non è stato applicato nessun trattamento antiperonosporico. Non so quale azienda sia in grado di gestire un rischio così elevato, quindi quello che mi chiedo è per il futuro di EP come potremo andare avanti a livello di azienda intera. Questo è quanto invece volevo mostrarvi per quanto riguarda gli sviluppi futuri, quello che stanno facendo in Francia fin dalla nascita del modello. Vi dicevo che nella zona di Bordeaux hanno iniziato la sperimentazione. Il loro slogan è trattare meglio e se possibile trattare meno. E questo è l'interesse di tutti quanti, anche della peronospora, anche perché il trattare di meno ci può aiutare anche a combattere la resistenza ai fungicidi e ci può aiutare anche a non erodere i geni di resistenza che potremmo mettere in pieno campo. Per fare questo loro hanno creato una rete molto grande, coinvolgono l'Istituto Francese della Vite e del Vino e hanno creato questa app
dove si possono vedere delle cartografie molto dettagliate nelle quali si trovano sia le previsioni del rischio sia l'andamento epidemico della malattia. E questo è quello che è stato fatto. Speriamo che ci sia un futuro anche per EP. Ovviamente, per passo ai ringraziamenti, questo è un progetto durato 10 anni che ha coinvolto moltissime persone, dagli studenti dell'università fino a tutti i tecnici che ci sono sul territorio, gli agricoltori che sono stati molto gentili e ci hanno sempre ospitato, anche spesso appunto interagendo molto volentieri con noi, e poi anche Gabriele Ro, che ha pensato moltissimo al software. Vi lascio con una citazione di Strizek che ho trovata proprio nella prima formulazione che ha effettuato del modello EP. Grazie.